Eccoci qua, cambiata location e cambiamo ospite e un'intervista molto interessante. Mi fa piacere riavere collegata qui con noi dopo un po' di tempo la dottoressa Cristina Ober, scrittrice, giornalista, esperta di stereotipi e violenza di genere, formatrice presso aziende, ordini professionali, enti, scuole e anche università. Quindi un'esperta del settore delle differenze di genere, ma anche di tutto quello che riguarda la violenza rivolta al femminile. Ben ritrovata, dottoressa. Grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie a lei e a voi per l'invito. Allora, lei ha sviluppato questa competenza, questa anche grande sensibilità in tanti anni di lavoro, di approfondimento, ma anche di grande apertura nei confronti delle persone, perché lei è come se avesse delle antenne rivolte alla società molto particolari, no? Beh, quando si studia, quando ci si forma su questi temi ed è una formazione continua, diciamo che si riescono sicuramente anche a captare dei mutamenti, delle percezioni, delle sensazioni e quindi a volte capita purtroppo anche di anticipare delle conclusioni che non vorremmo concludere in tal modo, anche e soprattutto quando sentiamo parlare di donne di cui che non si trovano o di donne uccise di cui non si trova ancora l'assassino. Ecco, diciamo che purtroppo la conoscenza ci porta anche a saper valutare gli elementi in un certo modo e purtroppo gli epiloghi sono spesso molto simili. Noi parliamo crudamente, freddamente di femminicidio, ma nei tanti anni del suo lavoro, anche di formatrice, ma appunto sempre a contatto con le persone, con le donne, anche con gli uomini, lei ha notato un modo diverso di comportarsi nei confronti delle donne o non c'è stata nessuna evoluzione in senso positivo? Perché continuiamo a parlarne, passano gli anni, decenni, eccetera, sembra che nulla sia cambiato e questo è alquanto avvilente per la società in generale. Allora, in realtà qualcosa è cambiato. Pensi soltanto che io nel 2010 ho iniziato a fare un lavoro sulla violenza sessuale e ad incontrare gli uomini stupratori in carcere e quando mi presentavo allora 2010 e 2011 e 2012 in questi 3 anni di lavoro mi presentavo per fare questa intervista all'interno del carcere, generalmente mi veniva chiesto se io o le mie figlie avessimo subito una violenza sessuale, eppure io ero giornalista. Oggi nessuno mi farebbe questa domanda perché in un arco di 12, 13 anni, 14 anni, il parlarne anche mediaticamente a livello nazionale ha sicuramente sensibilizzato l'opinione pubblica e questo è molto importante. E io lo vedo anche nelle scuole, i cambiamenti da quando andavo nei licei nel 2012 a quando ci vado adesso. Che cosa ha cambiato nelle scuole, nei giovani? Che cosa ha riscontrato come cambiamento? Beh, intanto sicuramente una consapevolezza di che cosa sia la violenza. Ecco, perché la difficoltà c'è ancora, ma è sempre quella del riconoscere la violenza di genere, nel non giustificarla o nel non confonderla con aspetti caratteriali, temperamenti, perché la violenza segue delle dinamiche ben precise in tutte le sue forme, dal femminicidio alla violenza sessuale. Ecco, quindi c'è maggiore consapevolezza da parte delle donne, delle ragazze, sicuramente lo vedo nelle aziende, lo vedo nelle scuole, di sentirsi prese in causa e di riflettere anche a volte sulle proprie relazioni. E anche dal punto di vista maschile, seppur con tutte le difensive che a volte si incontrano, le strategie di difesa che si incontrano, c'è comunque, soprattutto nei giovani, la consapevolezza di essere parte del problema e la parte preponderante del problema. Quindi una consapevolezza maggiore c'è e questo lo dobbiamo sicuramente a tutto il lavoro fatto dal femminismo, dall'attivismo, dall'informazione, perché il femminicidio c'è sempre stato, ma un tempo le notizie finivano nella cronaca locale, qualche trafiletto, adesso escono sulla cronaca nazionale e quindi anche se a volte se ne parla ancora impropriamente, magari non usando i termini corretti o con interpretazioni che da non esperti diciamo a volte possono creare confusione, comunque se ne parla e quindi abbiamo visto anche
con il femminicidio di Giulia Cecchettin, dove la famiglia si è resa anche protagonista della comunicazione, ecco, sicuramente questo aiuta a sentirci tutti coinvolti, perché nessuno si senta escluso, nessuno deve sentirsi escluso da queste problematiche. Non esistono mostri, non esistono uomini particolarmente disturbati, sappiamo che sono sempre uomini della porta accanto. Forse ha colpito poi in questa vicenda, dopo ci aiuti lei come esperta di comunicazione, il fatto che era una coppia giovane, che lei era studentessa universitaria, che insomma forse l'inimmaginabile, perché tutto uno va a pensare magari in situazioni diverse anche socialmente, invece una situazione socio-economica normale, tranquilla, tutto normale, inimmaginabile, no? Che possa scaturire questo, per cui tanti si sono immedesimati in quella situazione. Beh, Medesimate. certo, purtroppo abbiamo sentito quando una ragazza è così giovane, soprattutto la si sente un po' come figlia di tutte e tutti noi, no? Quindi è anche il fatto che spesso c'è questo fraintendimento, si pensa che la violenza, il femminicidio o la violenza sessuale facciano parte di mondi socialmente in difficoltà, in situazioni di degrado, mentre sappiamo benissimo che avvengono in tutti gli strati sociali, in tutte le latitudini, quindi c'è una trasversalità che va riconosciuta ed è questo a volte che fa sì che ci sembri impossibile che si tratti di femminicidio, ad esempio, come nel caso di Giulia Cecchettin, per molti giorni si è negata questa possibilità, che era la più probabile, perché c'erano tanti elementi che facevano pensare a un femminicidio, però si è voluto cacciare, no, questo pensiero, si è parlato anche di fuga romantica, si è romanticizzato un po' il tutto, si è continuato anche dopo il ritrovamento del corpo, purtroppo, a mostrarci la foto dei due fidanzati felici quando c'era un rapporto ben Che era diverso. un rapporto malato. Quindi, certo, un rapporto che non aveva più niente a che fare con l'amore. E il problema a volte di questa narrazione, che è comune a molti femminicidi, è che ci parla spesso di bravi ragazzi, di uomini miti, sobri, rispettati, ammirati da tutti, buoni lavoratori, buoni amici, persone tranquille, e quasi ci fa questo empatizzare un po' con quelli che sono di fatto degli assassini che si sono arrogati un diritto che non avevano di decidere sulla vita e sulla morte dell'altra persona. Quindi vorremmo anche più sentir parlare di uomini crudeli più che di uomini innamorati e disperati e abbandonati, ma di uomini così crudeli e così narcisisti, così egoisti da mettere in atto dei piani diabolici pur di imporre il proprio controllo sulla vita di quella persona, perché in realtà il femminicidio semplicemente è l'imporre all'altro la propria scelta. Quindi tu non ti sottrai al mio controllo, non ti sottrai alle mie decisioni, e se provi a sottrarti da questo disequilibrio di potere che già c'è nella relazione nel periodo precedente, ecco, allora io ti punisco. Ed è un atto estremamente crudele, forse andrebbe raccontato maggiormente anche questo dal punto di vista mediatico. Cioè arrivare a un po' oltre quello che appare e che tipo di coinvolgimento può avere la famiglia? Perché tante, appunto, lei stessa ha detto immedesimare, vedere la ragazza come la propria figlia, no? Poi io immagino anche tanti genitori sono stati effettivamente colpiti perché dicono ma caspita mia figlia vive in una situazione più o meno analoga, non vorrei mai, ma mio figlio a volte ha degli atteggiamenti un po' strani, un po' irruenti, irascibili e tanti dubbi e perplessità. Allora, che cosa secondo la sua esperienza dovrebbe destare un alert, un allarme nelle famiglie anche? Perché poi dietro qua, in questo caso qui, un po' sempre, ma in questo caso specifico e anche altri analoghi, ci sono delle famiglie presenti dove questo ragazzo Ci sono entra, delle famiglie vive. presenti, però stiamo parlando di ragazzi di 22 anni con cui è anche a volte difficile interloquire senza invadere spazi che a una certa età non si possono nemmeno invadere. Quindi questo va detto. Ma faccio un esempio: quando è successo il femminicidio di Giulia Cecchettin,
il mio figlio più piccolo, che ha proprio 22 anni, è venuto da me a chiedermi qualcosa di molto particolare. Mi ha chiesto, ma cioè lui si è chiesto e mi ha chiesto, ma io potrei fare una cosa del genere? Quindi è questo pensare su di sé che è già il 60% del lavoro che ognuno di noi dovrebbe fare, cioè cercare di capire quanto di quella violenza c'è anche da qualche parte dentro di me. Perché? Perché la violenza di genere, il femminicidio, questo esercizio di potere maschile sulle donne, perché stiamo parlando di potere maschile, perché ogni 3 giorni non c'è un uomo ucciso da una fidanzata, un'ex fidanzata, una moglie, un'ex moglie. Quindi dobbiamo parlare di violenza maschile, una violenza che ha una radice culturale. E questi semi di questa violenza maschile stanno nelle pance di tutte e tutti noi, perché sono il contesto culturale in cui noi viviamo. Quindi ogni uomo dovrebbe interrogarsi e cercare di capire, di informarsi, di studiare per capire, e me lo chiedono anche nelle scuole. A volte capita che un ragazzo alzi la mano e chieda: ma come faccio io a capire quando la mia gelosia non è gelosia, ma è questa cosa di cui sta parlando lei? Perché c'è una differenza tra la gelosia e il controllo, c'è Ecco, una che, e lei differenza che tra una cosa, esatto, persona queste che. domande, la interrompo, a queste domande, quella che ha fatto suo figlio, quella che le ha posto questo ragazzo nella scuola, lei che cosa risponde? Quindi visto che hanno fatto un lavoro Rispondo, importante per arrivare a porre anche la domanda. e certo, bisogna chiedersi cos'è la violenza di genere, bisogna capirne la radice culturale e bisogna capire che, e qui torna anche la responsabilità della comunicazione, che non si tratta di gelosia, che non si uccide per gelosia, non si uccide per troppo amore. Si uccide per un grande egoismo, si uccide in relazioni dove già prima si sono oltrepassati i limiti del rispetto in quella relazione, del rispetto degli spazi e della libertà dell'altro. Perché, per esempio, torniamo sul caso di Giulia Cecchettin, io tra l'altro sono stata anche a Vico Nuovo a fine novembre, ho fatto un incontro con le scuole medie. Nel caso di Giulia Cecchettin non c'era un fidanzato che semplicemente soffriva, come è lecito che sia, per la fine di una storia d'amore. C'era un ex fidanzato che oltrepassava continuamente dei limiti. E questi sono segnali importanti, anche come adulti, ma anche come persone, proprio anche dal punto di vista maschile. È quello che io consiglio ai ragazzi: quando vi sentite così disperati, e sentite salire una cosa che si chiama rabbia, che si chiama rancore nei confronti dell'altra persona, chiedete aiuto, dovete parlarne un genitore, uno zio, un fratello maggiore, un insegnante, lo psicologo della scuola. Cioè, questi sentimenti che vanno oltre il dolore dell'essere stati lasciati, ma che invece diventano progettualità di vendetta, che diventano ossessione, l'invio continuo di messaggi, il voler sapere dove va, cosa fa quella persona, il non voler più uscire, avere relazioni con nessuno, chiudersi in camera, a pensare a lei. Ecco, anche come genitori, a me piace molto fare anche i corsi di formazione con gli adulti, proprio per questo, anche come adulti possiamo, se siamo consapevoli di questo, possiamo avere le antenne più ricettive e possiamo aiutare anche i nostri figli a vivere più serenamente e in maniera più giusta la fine di tante relazioni, perché ricordiamoci che per ogni caso che purtroppo finisce così tragicamente in un femminicidio in modo così drammatico, beh, ci sono tantissime storie di stalking che subiscono anche ragazze molto giovani, anche qualche ragazzo, ma soprattutto ragazze molto giovani. E questo me lo raccontano nelle scuole, il ragazzo che una volta che ha capito che non c'è modo di conquistarti, entra nella fase ossessiva e
ti segue se vai a ballare e si mette magari semplicemente nell'atrio della scuola appoggiato al muro e ti fissa tutto il tempo mentre parli con i tuoi compagni. Cioè, tutti questi atteggiamenti che fanno parte di un comportamento ossessivo vanno attenzionati, ma se non se ne parla, Sì. ragazzi e ragazze anche non sanno riconoscerli, pensano di avere semplicemente un ex un po' pesante. Pensano di avere una persona con un carattere particolare, magari particolarmente chiuso, che non ha amici con cui parlare e bisogna aspettare che questa cosa passi, o magari gli si sta vicino, come nel caso di Giulia Cecchettin, per cercare di rendergli meno doloroso questo momento di separazione che fa fatica ad accettare. Ecco. Ma parlare di queste cose, conoscerle, già ci porta a fare un lavoro importante. Anche per parlarne semplicemente in tavola mentre si mangia a cena, già lì Infatti. escono degli elementi importanti per tutti. Possiamo aiutarli come genitori o dobbiamo? E quindi anche è un dovere morale, dovere imprescindibile da parte dei genitori. Intervenire quando ci sono degli elementi che possono far pensare che il proprio figlio abbia certi atteggiamenti, o la propria figlia, che poi si estende anche ad atti persecutori di tipo bullismo, come ha accennato anche lei, perché poi possiamo anche ampliare la gamma del tipo di persecuzioni. Perché molti genitori tendono un po' ad entrare nella difesa del proprio figlio o figlia e quindi a negare certi comportamenti, soprattutto poi quando magari interviene l'insegnante a segnalare certe cose, insomma. Sa benissimo quello che succede, poi casi anche di violenze nei confronti degli insegnanti, vabbè, e ampliamo il raggio, però. Purtroppo. Sì, lì credo che dovremmo proprio recuperare come adulti, prima di tutto, fiducia in noi stessi, reciproca, e quindi ricreare delle alleanze, tra scuola, famiglia, allenatori sportivi, cioè proprio un'alleanza tra adulti per il bene dei ragazzi e delle ragazze, perché comunque in una situazione di disagio, in una situazione di stalking, di non accettazione di una fine di un amore, anche i maschi stanno malissimo. E quindi bisogna superare a volte quell'atteggiamento di difesa, è una forma di negazione. Una forma di negazione perché? Perché qualcosa che non va nei nostri figli, in qualche modo ci dice c'è qualcosa che non va in te come genitore. Allora dobbiamo un po' assolverci se non siamo perfetti, se facciamo un sacco di errori di valutazione, eccetera, eccetera. No, sappiamo è un luogo comune, ma è una grande verità che nessuno ti insegna a fare il genitore e saremmo tutti molto bravi se potessimo riavvolgere il nastro e ricominciare da capo. Quindi anche con fiducia reciproca, cominciare a pensare che l'obiettivo non è sentirci dentro una famiglia perfetta, senza ombre, senza sfumature di grigio, ma pensare che per aiutare i nostri figli ad avere delle buone relazioni amicali e sentimentali, forse dobbiamo fare uno sforzo che fa bene anche a noi come adulti, perché non siamo esenti da queste problematiche, ovviamente, fa bene a tutti. Portare sul piatto queste problematiche, perché a volte io mi sento dire anche dagli adulti che non sanno come affrontarle, Ecco, esatto, infatti vorrebbero volevo chiederle parlarne proprio con me, questo, non sanno ma come non affrontare. sanno. Ecco, ma a volte a me fa anche piacere che tante volte mi si dice che lo sa bene, scrivendo romanzi su questi temi, andando nelle scuole, a volte diventano anche dei libri, ma ci sono tantissimi libri sul mercato che parlano di queste cose, sono delle buone occasioni di. Ma una cosa che ho sentito su un social, ecco, magari ai genitori potrei dire andate sui social, che c'è anche molto movimento su questi temi, e poi magari con i figli rivedete quel video, quella clip, parlatene. A volte ci facciamo veramente anche più problemi di quelli che potremmo fare, perché siamo benissimo in grado di parlare di queste cose con i nostri figli senza aspettare che ci sia magari un evento drammatico per farlo, perché il comportamento con la fidanzata, con l'amico, perché poi appunto ci sono tante espressioni di violenza, no? Che circolano nelle relazioni, il comportamento, qualcosa che è successo a scuola, una notizia che si sente al telegiornale, ho sentito questa cosa, ma tu cosa pensi? Magari più che preoccuparci di quello che noi possiamo dire a loro, magari poi non c'è il tempo di
documentarsi più di tanto, eccetera, eccetera, perché ognuno fa il suo mestiere, ma magari semplicemente dire: ma tu cosa ne pensi? E tante volte i ragazzi e le ragazze hanno veramente già tante cose da dirci e da mettere sul piatto, che poi la discussione va avanti da sé. Magari a volte abbiamo un po' il tabù, no? Pensiamo che sia tutto molto complicato, invece sono gli stessi figli che, essendo più informati su questi temi, tante volte possono anche dare una mano ai genitori e davvero parlarne come si parla di altre cose. Potrebbe essere Ecco, un esperimento da fare interessante. assolutamente sì. Io interrompo solo un secondo perché abbiamo una pubblicità che incombe. E quindi restate con noi, cari telespettatori, perché ci sono altre domande interessanti alla nostra esperta, alla nostra interlocutrice, ma dovete aspettare sul canale 19 pubblicità, pochi secondi.